stesso punto, ponendo le labbra esattamente dove erano poggiate le sue. Insomma, una specie di bacio indifferita. Poi, finalmente, avveniva il contatto davanti a tutti. Catullo cantava. Viviamo, lesbia mia, e amiamo. Alle lamentele dei vecchi troppo severi non diamo troppo peso e non stimiamole più di un soldo. I soli possono tramontare e risorgere. A noi, allorché tramonta la breve luce, ci aspetta una notte perpetua ed eternamente dormienda. Dammi 1000 baci e poi 100, poi altri 1000, poi altri 100, quindi altri 1000 e poi altri 100. Infine, quando avremo fatto molte migliaia, le confonderemo per non sapere il totale e affinché nessuno invidioso ci porti mali quando sappia il numero di tanti baci. L'amante, in epoca romana, era un amico o un conoscente del marito o uno schiavo. Erano sempre reperibili in casa, a portata di mano e soprattutto obbligati al silenzio. A tal proposito è celebre la risposta data da Giovenale a chi gli consigliava di mettere la moglie sotto custodia. Huis custodiet ipsos custodes. E chi custodirà poi i custodi? Grazie all'intercessione di Petronio presso Nerone, Vinicio riesce a prendersi quello che non era riuscito a ottenere con la seduzione. E quindi, su ordine dell'imperatore, Licia lascia il palazzo di Nerone per diventare appunto una schiava di proprietà di Vinicio. Ma a proteggere Licia c'è una guardia del corpo davvero incredibile, dalla forza quasi sovrumana, è Ursus. È una specie di gigante muscolosissimo, ma esistevano allora persone così? Oppure è una finzione da film, da romanzo? In realtà è tutto vero. Se avessimo camminato per le strade di Roma, ci saremmo davvero imbattuti in effetti in individui diversi rispetto al tipico romano, molto più alti e robusti, soprattutto degli schiavi. In effetti, studiando gli scheletri, è emerso che la statura media dei romani era di 1,65 m per gli uomini e 1,55 m per le donne, quindi non erano imponenti, soprattutto rispetto alle popolazioni dei loro nemici, i Celti, i Germani, i cui scheletri sono molto più alti, con forti attacchi, inserzioni per i muscoli, insomma, erano in effetti più grandi e più possenti di media. E quando venivano fatti prigionieri e trasformati in schiavi, ebbene, venivano ovviamente scelti spesso quelli più grandi e più forti per i lavori pesanti e quindi li vedevate subito per strada. Comunque, sia come sia, Ursus è un colosso. Anche lui è stato fatto prigioniero dai romani, ma ha giurato di difendere la sua principessa fino alla morte. E se non riesce, prega Dio perché è l'unico che può salvarti. Salute, divina Licia. Marco Vinicio ti sta aspettando nella sua casa tra il verde di Roma. Arrivederci, Ette. Vado. Ieri eri ubriaco e l'hai trattata con la grazia di un cavapietre. Non essere imprudente. Giura sulle ombre dell'Ade che la renderai a Pomponia e poi toccherà a te far sì che domani voglia restare invece che partire. Per 5 anni, ogni notte, ho fatto così con Crisotemide e ora non mi lamento certo della sua durezza.
Dovrebbero essere già qui. Dovrebbero essere qui. Non può aspettare. Le correrà incontro e si perderà il suo arrivo. Perché non sono qui? Oh, mio signore! Pietà! Signore! Signore! Pietà! Pietà, signore! Abbiamo fallito! Dov'è Licia? Non è stato colpa. Signore, abbiamo lottato! Dov'è Licia? Guarda il mio sangue! Dov'è? Pietà! Siamo stati aggrediti! No, signore! Frustateli! Risparmiaci! No, risparmiaci, signore! Fuori! Flagellali tutti! Sì, signore. Vieni, Crisotemide. Se vuoi carne e sangue, è meglio una macelleria di questa casa. Già, ma chi l'ha fatta fuggire e dove si trova ora? Bene, dovete pensare che Roma, all'epoca che stiamo vedendo, era una metropoli davvero gigantesca. Pensate che le stime dicono che avesse all'incirca 1 milione di abitanti. Non si era mai vista una città così popolosa e così grande in tutta la storia dell'umanità. Per Vinicio è come cercare davvero un ago in un pagliaio. E a metterlo sulla pista giusta è Chilone. Chi è? È uno dei tanti improvvisati filosofi, uno scroccone, diremmo noi oggi, uno di quei saccenti che circolavano effettivamente per le strade di Roma, bussando soprattutto alle porte dei ricchi. Chilone Chilonide in anticamera chiede di essere ammesso alla vostra presenza. Fallo entrare. Salute e onore al nobile tribuno e a te, signore. Benvenuto, fulgido esempio di virtù e saggezza. Che la vostra felicità eguagli la vostra fama e che il vostro nome viaggi per il mondo. Che ci dici? La prima volta ho portato la speranza, ora porto la certezza che la fanciulla che ti sta a cuore verrà ritrovata. Vuol dire che ancora non sai dove si trova? Sei sicuro, signore, che quella volta disegnò proprio un pesce? Ha disegnato un pesce, sì, era un pesce. In questo caso è cristiana e quindi l'hanno presa i cristiani. Il mio parente ti ha promesso una somma ingente se trovi la ragazza. Ma avrai la tua razione di vergate se soltanto provi a ingannarci. È cristiana, signore. Pronuncia in greco queste parole: Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. Va bene. Jesus Christos Theou, Ios Sotir. E allora? E ora prendi la prima lettera di ogni parola e pronunciala insieme come se fosse una parola sola. Ich tis. Pesce. Esatto. Davvero lì ci ha disegnato un pesce? Ma per gli dèi, se avesse disegnato un uccello, ti avrei detto un uccello. È la prova che è cristiana. Stai dicendo che Licia avvelena i pozzi, uccide i bambini smarriti, si dà alle orge sfrenate? Ma no, no, no. Sembra che i cristiani non siano come crediamo. Sembrerebbe dunque che Licia abbia abbracciato una nuova religione, quella cristiana, e che siano stati proprio gli adepti di questa nuova setta ad aiutarla a fuggire. Ma chi sono questi cristiani? Beh, oggi è una domanda che sembra quasi superflua, banale, ma allora era molto diverso. Allora, pensateci, siamo nel 64 d.C., il che significa che Gesù è morto da appena una trentina di anni e da Gerusalemme i suoi discepoli si sono sparpagliati per tutto il Mediterraneo e stanno diffondendo la sua parola, cercando di fare proselitismo. Ma tutto è ancora all'inizio. Il cristianesimo, per il momento, è solo una delle tante religioni e i cristiani sono solo una delle miriadi di modi di credere che pullano un po' ovunque nei confini dell'impero. A Roma e in tutto il resto dell'impero era diffusa una grande tolleranza religiosa. Ognuno poteva credere negli dèi o nel Dio che preferiva, a patto di riconoscere l'imperatore come massima autorità, anche sacra. L'espansione dell'impero romano aveva portato una grande varietà di etnie e credenze religiose che nel corso del tempo si erano affiancate alla religione ufficiale. La convivenza di tanti culti, portati nella capitale dai legionari al ritorno dalle missioni di guerra, testimoniava l'apertura della società romana verso culture sconosciute. Dall'Egitto arrivava il culto di Iside, dea della maternità e della fertilità, assai diffuso in gran parte del Mediterraneo. A lei erano dedicati molti templi per celebrare i riti misterici in suo onore.
L'adorazione di Cibele era stata importata dalla Frigia, rappresentava la grande madre signora degli animali e della natura selvaggia, mentre dall'Armenia proveniva il culto del dio Mitra, che a Roma ha lasciato molte tracce in templi sotterranei e raffigurazioni. Alcune di queste religioni richiedevano anche riti cruenti. Per esempio, ai sacerdoti che veneravano il dio Attis e sua madre, la dea Cibele, veniva richiesto di autoevirarsi. Accanto a questi culti, circa 20 anni dopo la crocifissione di Gesù, cominciò a diffondersi anche il cristianesimo. Il suo messaggio, a differenza di altre religioni, era rivolto a tutti, senza distinzione di classe sociale, anche agli schiavi, anche alle donne che invece erano escluse, per esempio, dal culto del dio Mitra. Per la dottrina cristiana esiste un solo dio e tutti possono aspirare a un riscatto ultraterreno, una nuova speranza, soprattutto per le classi più basse. In seguito, quando il cristianesimo si afferma in tutto l'impero, assorbe e ripropone diversi aspetti del mitraismo. Come per il Natale. Il dio pagano Mitra, infatti, era nato proprio il 24 dicembre in una grotta. Un luogo e una data ripresi dalla religione cristiana e ormai diventati sua tradizione. Essendo ancora una minoranza molto ristretta, i cristiani non godono di una buona fama e sono guardati con sospetto. Il popolo più superstizioso e gretto, che li vede chiusi, silenziosi, riuniti in piccole cerchie, li vuole responsabili dei più atroci misfatti, come per esempio l'avvelenamento dei pozzi, il rapimento dei bambini. Ovviamente sono solo maldicenze, magari voci messe in giro proprio da chi queste atrocità le commette per davvero. In effetti, i cristiani sono un bersaglio facile. Sono pochi, remissivi e soprattutto molti di loro sono poveri. Se guardiamo i fatti, in effetti, fin dalle sue origini il cristianesimo ha fatto breccia anche fra i ceti più bassi della popolazione, e questo tra l'altro perché la sua parola dava una speranza nuova. Se anche in questa vita siamo stati poveri, bistrattati, infelici, la vera grande felicità si trova nell'aldilà, in un'altra vita, nel paradiso, dove gli ultimi saranno i primi. È un concetto tra l'altro efficace, ma anche rivoluzionario per l'epoca, che i più miseri accolgono con fede e entusiasmo. E poi, guardate, c'è un altro motivo per cui il cristianesimo ha fatto breccia, e cioè che stabilì un sistema di ottime relazioni che i cristiani erano in grado di garantire a tutti i credenti. Una specie di rete nella quale tutti potevano contare in caso di necessità, ma anche sentirsi parte integrante. Insomma, non eri solo e sentivi di far parte di una comunità. Torniamo al nostro racconto. Per cercare Licia, Vinicio deve avventurarsi in zone di Roma che lui, nobile romano, non frequenta abitualmente. Deve andare alla periferia della capitale. Mentre si lamentavano, venne Maria, la Maddalena, e disse che aveva visto il Signore. Non l'aveva riconosciuto. Pietro racconta ai fedeli alcuni episodi salienti della predicazione di Cristo, cita le sue parole, i suoi insegnamenti. Insomma, queste prime riunioni, ecclesie in greco, da cui il termine chiesa, se vogliamo, sono davvero i primi abbozzi di quella che sarà la messa nei secoli che verranno, con alcune differenze. Per esempio, i primi cristiani, come si sa, non pregavano con le mani giunte come si fa oggi, ma con i palmi rivolti verso l'alto. E poi non c'erano delle chiese o dei luoghi di culto precisi. Come abbiamo visto, bastava una grotta,